Si accendono i riflettori su questa sfida. Il grande calcio ancora una volta protagonista qui su EA Sports. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, con cui commenterò il match di oggi. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Si affrontano Parma e Udinese. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Andrea Conti con il numero 2, Simone Jacoponi. Tecnico del Parma che ha deciso di partire con questi 11. Per il match di oggi hanno scelto di schierarsi con un 4-4-2 a trazione anteriore. Beh, già pare proprio che il tecnico l'abbia preparata così, per aggredire sin dall'inizio la formazione avversaria, evidentemente. Tifosi lucani che possono tornare a sorridere, a guardare al futuro con ottimismo dopo anni molto complicati, con fallimento e ripartenza fra i dilettanti. Un boccone difficile da mandare giù, soprattutto per una tifoseria abituata a ben altri palcoscenici e per una squadra che merita di tornare al più presto tra le grandi del nostro calcio. Buffon, Thuram, Cannavaro sono soltanto alcuni dei nomi che hanno indossato questa maglia e che resteranno per sempre impressi nella memoria del pubblico gialloblu. Questo è l'11 con il quale comincia il match l'Udinese. 3-5-2 è il modulo di partenza per questo match. Modulo in grado di garantire un'adeguata copertura in difesa, il giusto sostegno alle punte, a seconda della fase di gioco, ovviamente. Kučka. Kurtić. Pessella. Grassi. Kurtić. Gervinho. La squadra di casa, il peggior attacco del campionato, proverà a sbloccarsi. E chissà che gli attaccanti non possano sbloccarsi proprio oggi e trovare quei gol che sono mancati finora. È quello che si augurano i loro tifosi. Possesso palla prolungato. Si avvicina all'area. Kurtić. Buono il dai e vai. Occhio al tiki-taka prolungato. Kučka. Gervinho. Kurtić. Gervinho. Recupera palla grazie a un buon tackle. Seghelar. Pereira. De Paul. Si ricorda ai tifosi che il calendario completo degli impegni della propria squadra, comprese tutte le partite amichevoli, è presente sulla pagina web ufficiale. Giro palla efficace per i giocatori dell'Udinese. De Paul, Arslan, Deulofeu. Scambia col compagno. Deulofeu. Può metterla in area. Pereira. Arslan. De Paul. Azione che si fa interessante. Arslan. Okaka. Deulofeu. De Paul. Pereira. Deulofeu. K.
capisce tutto e ferma l'azione. Gervinho. Pereira. De Paul. Arslan. Deulofeu. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Arslan. Non riescono a tenerla. Un'altra buona giocata. Kurtic. Regalano palla agli avversari. Seghelar. Ottimo il dive vai. Ho perso il conto dei passaggi. Molto bravi qui. Fanno correre a vuoto i difensori. Okaka. De Paul. Grassi. Bel passaggio. Kučka. C'è l'errore, perde la palla. Occhio all'avanzata. Palla interessante in profondità. Gran botta che per poco non finiva dentro. Pallone che ha sfiorato il palo. È uscita davvero da niente. Pereira cerca di bucarne il compagno. Azione sfumata senza problemi. Dato sul possesso, palla sostanzialmente in parità, segno del grande equilibrio che regna in campo. Così si spiega lo 0-0. Serve maggiore intraprendenza se vogliono sbloccarla. Vedremo chi avrà più coraggio. Non è facile trovare spazi. Ci provano con la circolazione di palla. Fanno girare benissimo il pallone. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Occhio al tocco in mezzo. Girata di testa che si è persa di nulla sopra la traversa. Ha poco da rimproverarsi, non so se potesse fare meglio. Kurtic. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Kučka. Regalano palla agli avversari. La squadra di casa è a riposo sul risultato di parità. Va bene difendersi, ma per vincere le gare bisogna anche segnare ogni tanto. Devono migliorare ancora molto sotto questo aspetto, a partire magari già dal secondo tempo.
È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Intercetta il passaggio. Gervinho. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Kučka. La spazza via. Deulofeu. Struer Larsen. Arslan. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Struer Larsen. Okaka. Deulofeu. Pereira. De Paul. Non riesce a fermare l'attaccante. Troppo più forte di lui in questa circostanza. Può rendersi pericoloso adesso. Arslan. Samir. Pereira. Deulofeu. Pereira. Deulofeu. 1-0. E adesso ovviamente gli avversari dovranno reagire. Play che ci mostra l'azione del gol giunto al termine di una fitta rete di passaggi e poi è riuscito a tenere botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. Non era facile in quelle condizioni. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Kurtic. Gervinho. Kučka. Sono sotto di un gol, vedremo se questo tiki-taka si rivelerà efficace. Ecco Kučka. Conti. Può ricevere una posizione interessante. Recupera palla con un contrasto deciso ma corretto. Deulofeu. De Paul. Entra con decisione. Palla che torna in possesso. Guadagna metri. Deulofeu. Palla sul palo e poi il gol. E qui la regia ci mostra il gol di prima, palo decisivo nella circostanza per ribadire in rete la conclusione. Fortuna che ha voltato le spalle al portiere qui. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Gagliolo. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Jacoponi.
palla larga. Kučka. Grassi. Kurtic. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Struer Larsen. Recupero per il Parma. Lo vede. Si affida a una circolazione di palla per cercare di recuperare lo svantaggio. Baragna metri verso l'area. Pereira. C'è l'errore, perdono palla. Intervento ruvido ma corretto. Possibilità per la ripartenza. Samir. Pereira. Deulofeu. De Paul. Ancora 5 minuti da giocare. Non ho visto le statistiche sui passaggi, Stefano, ma credo che oggi ne abbiano sbagliati davvero pochi. Pier, sai che stavo per dirti la stessa cosa. Qui c'è una grandissima precisione. Perdono il possesso del pallone. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Fischia tre volte l'arbitro e c'è la delusione per i padroni di casa per questo KO. Un passo falso figlio di una prestazione sottotono. Analisi semplice per quanto mi riguarda. Non è stata la loro miglior partita.